Ciao a tutti merdoni, come va? Spero tutto bene. Allora, prima di tutto, ficcatemi un pollice in culo per il grande ritorno su Black Cock 2. Molti merdoni mi hanno chiesto un grande ritorno, e visti i nefasti eventi di Ghost e la mancanza della modalità cinema, l'ho fatto volentieri. Vi farò vedere una partita intera, di livello supremo, come non ne ho mai fatte. Ma andiamo a spiegare che cosa succederà. Ho deciso di giocare, utilizzando unicamente la balestra e le armi che troverò saccheggiando i cadaveri. E mentre ero lì a fare la mia partita tranquilla, è successo il finimondo, una roba da masturbazione seriale. Ma scopriremo il tutto giocando. Come potete vedere, la partita è iniziata in maniera lenta e noiosa, tanto che mi stavo pure addormentando davanti alla televisione. Ma tra poco vi farò schizzare le budella sino al soffitto, non preoccupatevi. Ah, quasi dimenticavo. Apro una piccola parentesi, grandissimi succhiacazzi, tendenti all'arricchionesimo, esigo, e pretendo, almeno 100.000 visite sotto questo video, perché, dobbiamo sbaragliare il successo della difesa più totale. Tutta la faccenda, inizia con un episodio nefasto, cioè, la mia morte. Ebbene sì, un figlio di cagnotta ha pure osato uccidermi. E a quel punto si scatena la belva disumana che c'è in me. Visto che i proiettili volano alti sopra la mia testa, decido di fare il camperone bastardo rotto in culo e di posizionarmi qui. Un soggetto, e non chiedetemi come abbia fatto, si cala giù dal finestrone e mi spara. Dopo essere stato ucciso, ricevo la medaglia Chuck Norris che mi renderà praticamente invincibile. La prima prova della mia mastodontica forza è proprio questo colpo da maestro. C'è uno stronzo che sta tentando di spararmi, ma avendo una balestra, devo giocare d'astuzia. Allora gli lancio una granata stordente e lo fiocino come un polpo. Fuori il primo coglione, dopo alcuni istanti, salta fuori un altro cazzone e con un colpo preciso e glaciale, lo fiocino in maniera brutale. Ed eccone un altro. Patapam, nel tuo cul. Ma andiamo a rivedere la scena, con la comodissima Team Culo con Class Cam. Il livello di difficoltà di questa tripla, si può riassumere con il grado di... Mio figlio poteva morire! Se mi seguite su Facebook, vi prego di non commentare, perché, ho avuto già 3 arresti polmonari, dovuti alle troppe spanciate che mi sono fatto. Please. Comunque, si può notare benissimo come il figlio di Trimonazza usi la tecnica, peraltro scarsissima, del saltare e sparare contemporaneamente. Ma dove cazzo ti credi di essere? Su un Real Tournament? Ammazzati col gas. Scommetto che il panettone di C4 non l'avevate visto e... Nemmeno io, ma grazie alla modalità cinema, ho potuto sapere cosa stava succedendo intorno a me. Ed ora, altro giro, altro cangurotto. Eh sì, perché, la gente, ormai, ha imparato a saltare e sparare. Ma lo sapete che con me è molto difficile, e che non basta saltellare per uccidere il supremo dio serpente. E concludiamo la serie, con un classico tiro alla lunga distanza. Devo dire la verità, avevo mirato alle palle, ma questo tizio, le aveva troppo piccole. Agagagaga, so terribile. Nonno, please, give me the respirator. I'm suffocated. Questi colpi della Madonna mi hanno dato una forza sovraumana, che unita alla medaglia di Chuck Norris, ha creato il supremo soldato del futuro. D'ora in poi, infatti, non morirò più. Conoscete Terminator, vero? Ecco, io sono una versione ancora più avanzata, corro, salto, e soprattutto scorreggio, ed ora, un altro tiro alla lunga distanza. Questo è il classico cecchino, che pensa di uccidere tutti quelli che passano, con facilità. No problem, una bella freccia in mezzo agli occhi, e si sistema tutto. E voilà, le minchion, le eliminé. Ottimo, ho terminato le frecce, ora devo trovarmi un'arma al più presto, altrimenti sarà davvero dura. Madonna, i proiettili vaporizzano. Ok, devo uscire subito da qui, ehi ma, what the fuck? Un fucile da cecchino semiautomatico. Ora mi viene duro, a questo punto, decido di tornare verso la bandiera e fare di nuovo un bel giro della zona, per poter fottere eventuali minchioni rimasti.
Effettivamente, sul radar vedo un bordello di puntini rossi, che puntualmente vengono sterminati dai miei compagni. Allora proseguo, e guardate il radar, ne ho almeno 4 o 5, entro pochi metri, tranne questo, che è più morto che vivo. Agagaga, so terribile. Il radar segnala nemici ovunque, quindi, tento di difendermi come posso. Ne ammazzo uno, e per fortuna, qualcuno dei miei compagni lancia un attacco aereo, che spezza via qualunque forma di vita demente nei dintorni. Guardate adesso che succede. Agagaga, un altro bel camperone, da sgozzare come un tacchino. Ovviamente, le serie di punti, iniziano a piovere come puttane sullo stradone il sabato sera, quindi prendo il mio bell'elicottero radiocomandato e inizio a sbudellare nemici tutto un continuo. Tra le serie di punti che preferisco, c'è proprio questo elicotterino, molto piccolo e discreto, per sbudellare i nemici. È molto bello, perché, puoi usarlo a qualunque altezza, quindi, è utilissimo per tendere imboscate da punti insoliti. È come se già non fosse semplice, ci si mettono i soliti coglioni che rimangono immobili e vengono falciati senza pietà. Molto probabilmente, avrà finito la Nutella, e sarà andato dalla mammina in cucina, a reclamare il suo premio. Agagagaga, so terribile. E chiudiamo in bellezza il primo tempo, con un genocidio aereo, di elevata potenza. Madonna, li abbiamo falciati senza pudore né vergogna, e la cosa pazzesca, è che, non c'è nemmeno la sabbia da queste parti. Ma l'inculata, è garantita lo stesso al 100%. Godi popolo, il capobastone ha vinto ancora una volta. Cazzo, mi sto annoiando di essere troppo professional, forse nemmeno i cheaters riuscirebbero a battermi. Non sento però le vocine candide, che parlavano sempre per il cazzo, dicendo frasi tipo: io ho fatta 500 uccisioni e solo una morta. Putridi, ammazzatevi col gas. Guardate, guardate, 18 uccisioni e un morto solo. Figli di puttana, pur non avendo mai giocato ad un Call of Duty in vita mia, sto scalando i ranghi sociali. Merde, l'umiliazione totale del primo tempo, ha inciso profondamente nella squadra avversaria, che, presa dal panico, e dal culo che rodeva, si sono afflosciati come dei preservativi usati e puzzolenti. In pratica, non si sono proprio visti. Inizio quindi a girare per la mappa, alla cazzo di cane, per tentare uno scontro frontale, ma senza nessun esito. Ma dove minchia sono finiti? Va bene che avevate contro il dio serpente, va bene che per la prima volta ho fatto una partita spaventosa di sopravvivenza, ma almeno cercate di combattere come dei veri uomini. Belle culette isteriche. Tutte le bandiere conquistate, restare in posizione. Eravamo così accaniti e feroci, che in meno di un minuto siamo riusciti a prendere il controllo di tutte e tre le bandiere. Cari merdoni, mi dispiace, ma non riesco a trovarne neanche uno. Alcuni di voi mi daranno del camper, ma, continuando a muovermi, non trovo un cazzo di niente. Io sono sicuro che se mi fermo un attimo a riflettere, troverò una bella soluzione. Minghie, avete visto che colpo della Madonna? Ah, non l'avete visto? Tranquilli, c'è sempre la comodissima Tinculo Cam, per ogni evenienza. Come godo a riguardarmi le uccisioni con la balestra, Madonna quanto godo. Io non ho parole, ormai possiedo la conoscenza estrema nell'uso della balestra. Se mai ci sarà un'apocalisse di decessi, farò come quello di The Walking Dead. Il match, ormai, è praticamente finito, abbiamo stuprato totalmente la squadra avversaria, che non sa più come difendersi. In giro, non c'è traccia del nemico. Si saranno nascosti sottoterra, come dei vermi. Ma guardate adesso, proprio quando tentano di venir fuori, fiocino un cadavere. Non faccio in tempo a colpirli, che i miei compagni li hanno già ammazzati, è dura la vita del soldato, e... due seghe alla settimana sui poster di Disney Channel, che ormai è così pieno di puttane, che sembra di sfogliare Playboy, alzata alle 5 del mattino, a pranzo una razione di carne in scatola del 1988, e niente pensione. Che macello, che schifo. È un lavoro duro, ma qualcuno lo deve pur fare. E io, faccio la mia parte, ma solo nei giochi. Agagaga, so troppo uno scaricabarile. Bene, penso che per oggi è tutto. Allora, vi è piaciuto il grande ritorno su Cazzi Neri 2? Non avevo dubbi che vi piacessero i Cazzi Neri 2, non avevo proprio dubbi.
Arriveranno altri episodi più avanti, l'importante, come dico sempre, è non scassarmi mai i coglioni. Ora godetevi il tabellone finale, dove mostro con orgoglio un 23-1, da farvi schizzare gli occhi dalle orbite. Sto diventando anche io un professional. Ora vi saluto, perché la vita è breve. Ciao a tutti merdoni, a presto.